Ciao amici, vediamoci un pelino. Oh, eccoci qua. Eccoci qua, amici miei. Oh, pettiniamoci un pelino. Ciao ragazzi! Ciao Ale, mitico! Perché ci pettiniamo un po'. Ti fai il coso? Vuoi venire a giocare con me? È stato? A Tina? Tina Tinas. Adesso condividiamo la live. Ho fatto la Mustang che ha 500 cavalli. Bravo, bravo Ale. Grande. La Mustang è bella. Tina Tinas, devi andare già a sparare. Guarda un pelino se ti va, stai qua a giocare con me, se no vai. Bravo, bravo, la Mustang ci sta. Ok, ti sei già entrato tu senza che ti mando il link. Ok, raga. Devo solo un secondo condividere la live. Ok. Ho allargato l'immagine. Perfetto. Grande Ale. Ciao ragazzi, ciao mitici, benvenuti. Benvenuti amici miei. Condividiamo la livezza su Telegram e poi la condividiamo anche su YouTube. No, su YouTube. Mi condivide, scusa. Chissà cosa condivide su PlayStation App. Può venire? Guarda un attimo da dietro se ti piace. Ciao Zienda! Grandissimo! Sto facendo questo gioco. Sto facendo questo gioco qui. Ciao ragazzi, mitici, mitici, mitici. Tina Tinas Wonderland. Tini Tinas Wonderland. Swonderland. Pettiniamoci. Perché è sempre prima di tutto. Tiny Tinas Wonderland. Mi dice il grandissimo Gianni Boy, che è qui di fianco a me, che magari gioca un po' con noi. Facciamo un po' un taglio particolare. Sto abbastanza bene, sto bene, guarda, non riesco a pettinarmi guardandomi, al contrario. Io sto bene azienda, tu come stai? Sono un po' stanco perché ieri sera ho fatto tipo le 2 di notte, no, non era le 2, in realtà mi sembra era mezzanotte e mezza, sì. E sono distrutto. Borderland. È Borderland. Sì, Tini Tinas Wonderland. Ma è Borderland. Ok, condividi su Twitch. Ciao Gianni Boy, mitici ragazzi. Dai che andiamo avanti un po' con questa mega figata di gioco. Oh, guardate che bel fucilozzo.
Che bel fucilozzo. Dai che andiamo a divertirci. Grande azienda che ha salutato il mitico Zane Boy. Salutalo, salutalo. Ok. Bella ragazzi. Allora, com'è andata ieri azienda il construction? Bello quel gioco, eh? Ci sono delle cose un po' particolari da fare in quel gioco, però è molto bello. Soldi. Qua c'è una marea di tasse, ragazzi. Ma mia fa 140 però, eh? Assolutamente sì. Aspettate ragazzi, faccio passare il mitico Zane Boy con il mega. Beh, possiamo anche lasciarlo lì in teoria. Aspetta, non vedo, no? Aspetta. Un secondo, arrivo, che qua c'è un casino, raga. Possiamo anche lasciarlo qui, così si vede bene il logo iniziale. Basta che non mi tiri via la mia faccia. Io in teoria dovrei stare così in avanti. No, in teoria dovrei stare qua. Vediamo? Ecco qua. Qua, raga. Oh, sì. Aspetta, che sto trovando la posizione giusta. Con questo giriamo il computer un po' verso di te. Riesci? Ok, perfetto. Bella ragazzi, mitici. Andiamo avanti col mitico Trini, Trina, Strana, Trinas. Oh, ho messo la webcam davanti al monitor e non ci vedo più io. Vabbè. È un bordello, ragazzi. Sto cercando di fare anche con OBS, Streamlabs e Coso Element. Coso Element, bellissimo. Twitch Element. Sono riuscito a fare qualcosina. Stream Element. Sono riuscito a fare qualcosina. Stamattina ho fatto una livettina veloce su Xbox con un gioco nuovo, se vi va di vederlo andate pure sul mio canale YouTube, Wired qualcosa, io i titoli non è che mi ricordo, e praticamente è andata bene ma ha dei lag, quindi devo capire se è una questione di... Oh. Oh, a questo è quello fico. Lo scheletrazzo. Là, là. Cioè, due legnate è andato. Qua mi ci vuole mezz'ora a sparare. Questi crepano. Oh, oh, oh! Questo chi è? Ah, è uno di quelli là. Dei cattivoni. E quindi diciamo che è andato abbastanza bene, ma potrebbe andare ancora meglio. Grande, 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 grande Zane Boy, il mio mega moderatore. In... paziente arrivo la mitica mia moderatrice, la Julie, e il mitico Lord, che aspetto con ansia che arrivino. Oh, tanti soldi, ma c'è dentro i lingotti e mi dà 9. Cioè, 9. Che cos'è 9? Spiegamelo, spiegamelo gioco. Che cos'è 9? Non ha senso 9. Allora, c'è un bordello di casse, ma la maggior parte c'è dentro o 9 soldi. Vabbè, i soldi servono sempre, raga. Autosalvataggio? Ma perché devo andare di qua? C'è roba più figa? Penso proprio di sì. Ma non tutte le casse si possono rompere. Allora, se mettiamo
il cosa così, amore, non ti si vede te, eh? Dobbiamo fare tipo un po' più indietro, eh? Sì, non si, si vede lo stesso. Qua non c'è niente. E insomma, insomma, ragazzi, dai. Tinas. Allora, io porterò venerdì anche il mitico Lego, eh? Il Lego quello nuovo, ragazzi. Quindi sappiate che vi aspetto. Col mitico Legozzo. Questo è il Borderland, quindi non credo... È fatto molto bene. Quella Mori! Ciao! Grandissimo! Oggi ho voluto portare un gioco un po' diverso per non poi, sai, annoiarci, no? Per annoiarci un po' tanto. Però venerdì prossimo porterò il gioco della Lego, Lego Star Wars, tutti i 9 film di Star Wars in un gioco solo della Lego, che esce venerdì, quindi vi aspetto, ragazzi, perché quello lì è veramente una figata assurda. Bella lì, Morris! Grande Morrison! Sì. Stasera diciamo che vado a fare la mega, una mega corsa. Magari facciamo qualcosa di veramente figo stasera con Gran Turismo. Però oggi non me la sentivo di fare ancora Gran Turismo, anche se è veramente bello. E sto cercando di fare delle livree fighissime, solo che le livree mi portano via veramente tanto tempo. Anche perché sto cercando di fare le live anche su Xbox Series X. E ci ho provato stamattina, un po' ci sono riuscito, mi scattucchia, quindi credo che a questo punto sia un problema che il PC non ti fa star dietro. C'ha 6 mesi di vita, di 7, vabbè. Per far capire PlayStation quanto poi alla fine è una figata, eh? Una figata. Su quale pista? Con quale auto? Allora, io vorrei fare stasera la 24 ore di Le Mans. Beh, no, 24 ore, però. 10 giri. E provare con diverse auto. Perché ieri, non so se poi c'eri o sei andato via o comunque non l'hai visto, ho fatto... praticamente Nürburgring Nordschleife con varie macchine. Ho provato 3 volte a farlo e niente, quella che è andata un po' meglio, diciamo che è stata la sì, la Supra, la Toyota Supra. È quella che alla fine della fiera poi sono andato meglio di tutti. Ho provato a rifarla con la mitica Mazda e non è andata proprio bene, ma nel senso che comunque arrivo alla fine, non è quello il problema. E invece i bottom continuano a buttare fuori, questa è un po' una rottura, insomma. Guardate anche le ambientazioni di questo gioco con le navi, che figata, eh? Comunque. Comunque è bello. E niente, allora oggi siamo qui. Allora, il Nürburgring erano 3. E anche l'Le Mans. E anche l'Le Mans. Dovrei andare a vedere, ma siamo sugli 8 e qualcosa. Oh! Dovrei essere sugli 8 e qualcosa, Morrison, mitico. Adesso poi stasera, senti, dentro una scappata, ti dico il tempo. Dai, dai, vai tra, facciamo una bella partita, ragazzi. Facciamo una bella partita online. Anche tu, Morrison, se hai voglia, se hai tempo, se ci sei, volentieri. Se no, entra dentro e ci divertiamo lo stesso. Proviamo a fare magari qualche tempozzo o qualcosa un po' così.
comunque fighissima. Ieri avevo provato sul Trial Mountain, ti ricordi che c'eri anche tu? E dopo abbiamo provato sul Nürburgring e ho provato anche su un'altra pista che adesso non mi ricordo il nome. Quindi ragazzi, stasera io vi aspetto tutti quanti su Gran Turismo 7, anche perché gioca mia moglie, gioca mia moglie, la mitica Bragali, e si vuole fare una partitella. Ho saccheggiato gli incantesimi. Ah, vabbè, ma tranquillissimo, tranquillissimo. Quando, sai che mi fa sempre piacere che entrate. Quando dovete andare, andate via, ragazzi, senza problemi. Noi passiamo un po' di tempo insieme. Ma senza problemi, io continuo. Non credo tantissimo oggi, perché questa tipologia di giochi qua è molto bella, ma dopo un po' mi stanca un po' la vista. Non so a voi se succede la stessa cosa, ragazzi. Mentre a Gran Turismo riesco a fare ore senza problemi, questa tipologia di giochi qui invece mi, dopo un po' mi fa proprio andare il cervello in pappa, si può dire. Ah, ma là c'è un bordello di gente, ma dov'è che devo andare? Vediamo un attimo, vediamo la mappa, perché a un certo punto non si capisce più niente. Ma io devo andare qua, compra e vendi armi, ma io non credo che devo andare lì. Eh no, devo andare da qua. E questo che cos'è? Ma no, sono venuto di qua. Continente. Io devo andare qua forse. Eh sì. No, allora giusto, devo andare di qua, salire. E niente, comunque così ragazzi, insomma, è una figata, io vi aspetto sempre in live, ma le case si richiudono? Non ho capito. O non sono venuto di qua, no, non si richiudono, non ero proprio venuto in questo punto. E mi piacerebbe vedervi anche stasera, amici. Oh, qua non ho preso i soldini, ma è possibile che mi sono dimenticato? Era un po' una cosa strana, però dovrebbe essere probabilmente possibile che mi sono dimenticato. Quindi ok, quindi possiamo andare direttamente dritti su di là. Sì, qua c'eravamo dentro prima. Boom, 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 boom. Quindi di qua? Sì, assolutamente di qua. Non so per quale motivo poi sono andato dall'altra parte. Vabbè, ci sta. Oh, il salvataggio, ho il salvataggio, ho il salvataggio, perfetto. Quindi a regola, se c'è il salvataggio, siamo arrivati, diciamo, al punto giusto. Siamo arrivati al punto che stiamo andando avanti con la storia, quindi ci siamo. Sì, questa tipologia di giochi dopo un po' mi manda il cervellino in pappa, eh. Sono sempre 10.000 bomboloni che ho in tasca, eh? Questo punteggio. Ma c'è anche un sacco di roba in questi giochi che poi alla fine della fiera non serve a nulla. Tutte cose da esplorare, guarda quanti punti, ma qui. Cioè, in teoria dovrei andare dall'altra parte, però c'è sempre qualcosa di figo da queste parti qua. Vedi che c'è qualcosa? Such a grand awesome. Oh! Nice, i dati fortunati con un aumento del... Manco l'ho letto. Bene, ok, è molto cartonoso e molto bello, eh.
secondo me sì, non sono andato da quella parte lì, ma ci sono andato di qua. O sono arrivato, sì, effettivamente è tutto aperto, quindi andiamo avanti di là, siamo un castello fighissimo. Ciao amici di Twitch, benvenuti, Tini, Tinas, e qualcosa. Allora, di qua. Oh, si dissocia il mio amico Pierpaolo a questa zozzeria. Pierpaolo, bellissimo. Ci sta. Dai, zozzeria proprio no, però diciamo che dopo un po' mi manda il cervellino in pappa. Allora, stavo dicendo prima, grandissimo Morrison, che sono riuscito, Pierpaolo, a fare... Ciao. Mandorla. Magari mia moglie è andata stamattina a fare la spesa e non ha comprato le mandorle. Penso che non me le compra più e non me le comprerà più per il motivo che io avevo detto, ti ricordi quel giorno che avevo detto che tipo ne mangio 3 o 4 sacchetti, quindi non ho fatto effettivamente una gran cosa di sta cosa. E non me le compra più, vabbè, che dobbiamo fare? Andrò a comprarle io, mamma che sonno. Ieri ho fatto un po' tardino, ragazzi, non si deve far tardino. Mike il paladino, puoi combattere, sei una leggenda. Ho fatto un attacco migliorato, qualche mostro riuscirò a entrare in città. Ah, bisogna che la facciamo entrare in città. Proverò il modo, vediamo un attimo che modo trova. Lord Sky! Open up the gate! Speak the password? Passwords open the bloody gate before I shove leaves down your throat, stick a handle on your ass, and turn you into my own personal bloody teapot! It's definitely him, guys! Open the gate! Come on, but get ready! It's gonna be a rattata di merda. Ma che si urla? Sì, infatti. Cioè già puoi capire la tipologia di gioco da questa immagine, no? Il castello fatato in mezzo alla desolazione. As you enter Brighthoof, you witness total carnage. Homes are on fire. Skellymans are eating people's feet. Urlano tutti qui comunque. Urlano. Soprattutto sono tutte donne che urlano. Come on, we have to clear the square. We'll make our stand in the main square. Yes, push on my armies of unyielding darkness. Once I take this city, the whole world will fall into my hands. Beh, ci sono gli scheletri, eh. Ciao Aligamer, grandissimo! Ciao, benvenuto, mitico! Se non sei iscritto, iscriviti, amico! Grande! Che botta! Oggi siamo su Tinas Wonderland, che è il nuovo Borderland. Ma se ti piacciono anche altre tipologie di giochi, c'è un sacco di giochi. Stasera facciamo Gran Turismo, domani Tokyo Ghostwire e poi Gran Turismo. Se ti sei già iscritto, vabbè, scusami perché io non mi ricordo le cose, a posto così, grazie mille. Ok, tanti soldini. Allora, diciamo che è più che altro un gioco di andare in giro anche a prendere la roba, eh. È come tutti i Borderland. Man mano che si va avanti sblocca le cose più fighe. Oh ragazzi, non c'è più dettaglio, eh. Oh! Questo gioco avevo la versione vecchia. Ah ok, avevi il Borderland 3? Il Borderland 3, sicuramente sarà la versione vecchia se parlano di quello lì. Beh, dipende, se ti piacciono i giochi cartonosi e gli sparatutto, il Borderland è un gran bel gioco, nel senso che ha pochissimi difetti e... Ah, il Tina, scusa. Ah sì, era quell'altro, non c'era mica quell'altro che hanno dato anche col Plus. L'avevo iniziato anch'io, poi non l'ho. Tra l'altro non sono neanche andato avanti, magari avrei dovuto andarci, però vabbè, niente. Ho cominciato questo e guardate, va bene. Perché questo. Ah ok, sì, infatti, ci ho pensato dopo che stavi dicendo di quello lì. Mi è venuto in mente dopo che c'era.
Oh, e questo? Questo è grosso, raga, è tipo un mega boss. E questo funziona, eh? Figo. Dai, dai che lo seguiamo. Questa qui è buonissima perché è un'arma che poi gli ammazza anche col tempo, con la corrosione. Ciao, grandissimo, ciao Ale, grazie che sei passato. Dai, se poi ti va di passare stasera, se hai voglia, andiamo con Gran Turismo e corre anche mia moglie, eh? Così si fa delle belle corsette anche lei. Dai, ciao, stammi bene. Noi seguiamo questa gente, li seguiamo un po' tutti, bello frenetico. Ah, vi ricordo che venerdì andiamo in live con Lego Star Wars, eh? Quello nuovo. Oh, ce n'è un altro. C'è un altro. Dai, orca. Perché mi sta sparando? È lui. Dai. E un altro è andato giù. E un altro va giù. Così si fa. Ok. Vai. Devi provare Call of Duty Warzone. Allora, io Warzone l'ho già provato, però è un bel problema. Perché vorresti giocare insieme? Si potrebbe anche fare una bella giocata a Warzone. Diciamo che devo installarlo, perché più che altro io giocavo ad altri Call of Duty. Che sono? All'altro Call of Duty, quello... come si chiama? Infinite? Warfare? Quello lì. Più che al Warzone. Però al Warzone mi hanno detto che c'è stata la nuova mappa, giusto? Sì, ci sta. Diciamo che è un gioco che si presta a giocare in compagnia e quindi diventa magari un po' meno noioso, ed è un gioco che poi alla fine ha fatto un successo della Madonna, ha fatto un successo. No, quello si può entrare. Sì, diciamo che è molto carino, eh. Anche se mi hanno detto che ci sono delle armi overpower. Delle armi che si diverte, si sono donna tutti insieme. Sì, hai ragione. Beh, diciamo che io sono molto family friendly, quindi si può. Può assolutamente. Là. Un altro drago. Ok, allora vi ricordo che Tina, quando voi crepate, se qualcuno vi riuscite a segarlo, ammazzare qualcuno vi dà la vita. Dai, dragotto, dai, dragolotto! Ok. Ma possibile? No, sei serio? Dai, chiamato il drago, mi tira su. Eccolo là. Perfetto. Sì, infatti
ci sono diversi giochi, Pierpaolo, che sono proprio molto più belli da giocare in coop e molto più belli da giocare anche in live rispetto a tanti altri. Gran Turismo è una figata, anche se ti devo dire che ieri sera nell'online è stato molto bello, ma insomma la gente quando ti viene addosso fa un po' girare le scatole. Però anche il computer ti viene addosso. Sono sonno, devo comprare, devo prendere il Supradin, assolutamente. Vero Leo? Il Supradin, quello che dà un po' di energia. Ok. Tina. Caffè seriale, sì, dovrei proprio, guarda, ti dico la verità, ieri sono andato a letto alle 2, stamattina ho fatto una live di un'oretta Wired West sulla Xbox e... cos'è sta roba? Ah, ho dovuto sparare! Al ponte sono piaciute le nostre attenzioni, è venuto giù il ponte. Sì, sì, ci crediamo. Ma quelli dietro non è che sono tanto contenti, Come mai la connessione Swift è stata interrotta? Strano sta cosa. Boh. Ah, tu sei sempre qua dietro di me, eh? Sì, effettivamente è anche un po' il gioco che mi manda in pappa cervello. Oltre il sogno, perché non è divertente, perché è molto divertente. Sì. Sì, è particolare, è molto particolare. Diciamo che hanno fatto un bel lavoro, perché graficamente ci sta, eh. Oh, cazzarola. Lascia stare il mio amico. Pietro. Zombie fucciliere. Nuovi punti a disposizione, eh? Anche l'altra sera avevamo visto i punti. Ok. Ah, ho lasciato qualcosa, eh? Anche, secondo me, anche le cose mi hanno dato... Vediamo i punti disponibili. Allora, spostamento, pappa. Ok, vediamo un attimo se c'è qualcosa di più fico. In realtà... No, 140. Sì, che poi se si sta a vedere precisamente, magari qualcosa di bello c'è. Oh no, cosa ho fatto? Ok. No, ma dicevo i punti, secondo me sono tipo abilità. Ok. 5 di 5. Ok.
Ok. Ho finito. I hope you remember this. I gave it a shot playing by the rules. Now I'm gonna have to start breaking them. The Fate Maker wields great power in the face of evil. It feels like something lost long ago has been found again. It feels like. Forse anche perché questo. Possibile che sia magari la luminosità che è pazzesca, eh? Leo? Magari accendiamo la luce? Allora Ale, non c'è nessun altro volante che costa meno. Nel senso, o aspetti che vada in offerta, ma non c'è un altro volante che costa meno e va bene. Nel senso, non, l'unico è il G923. Puoi trovare qualche offerta magari in più sul G29, ok? Quindi diciamo che Logitech G29 dovrebbe costare una cinquantina di euro meno. Però togli tutta la parte del Force, del True Force. Ah, il Force Feedback, ma non ha il True Force. Ok, quindi la cosa, la differenza di quello che ti ho mandato io al G29 è il True Force. È un altoparlantino che in teoria dovrebbe fare farti sentire anche a livello proprio audio il che cosa che bisogna usare qua per questi cosi? Vabbè, ti fa sentire un po' meglio le cose, no? E il volante alla fine è quello, capisci il discorso? Che ah, eccoli qui i punti, ma c'erano solo uno? Vabbè. Il discorso è che è quello lì, capisci quello che voglio dire? Ce ne sono tanti altri, ma sono tutte baracche. Allora, conta che fino adesso non mi si è ancora sfondato. Non si è tolta la... Oh, bello, c'è quella scala con i colori. Single one of these is indispensable. Oh. Devo parlare con lui. You've saved us all, Fate Maker. A lei, scusa. You è una tipa. Hero of Brighthoof. Now, about this stava cadendo il tè. I'm sure the Queen will be eager to meet our new Fate Maker in person. The castle gates are right. Un buon giorno per un cavaliere. Si potrebbe fare sì, anche Call of Duty. Io lo portavo prima su... Oh, un attimo. Come può mettere i sottotitoli più grandi? Dopo li metto, se si può. Oh. Sì, bestoglie. Her magnificence. It just washes over you, man. Yes, I feel it. It's busy. You smell so. Yes, I did, and it was an honor. Ciao Kevin, amico, come stai? Mitico, hai fatto qualcosa di figo? Io sono veramente distrutto. Ieri sera sono tornato tardi, Kevin. Mamma mia, non ce la faccio più. Volevo vedere se riesco a aumentare i sottotitoli. Aspetta. Io sto bene, grazie. Il discorso è che vorrei farmare anch'io, ma non posso, e quindi alla sera mi trovo un po' in difficoltà.
No, opacità. Dimensione. Madonna, 5 milioni. Oh. Così me lo riuscite a leggere bene, ragazzi. She says you are the bravest fate maker the Wonderlands has seen in generations. But though you have pushed back the Dragon Lord's attack, his downfall can only be brought about by one thing. You must go and retrieve the Sword of Souls. Da uno di loro sei, oh là là. Yes, a Sword of Souls. Although, thank you, Valentine, for paying attention to the exposition. Okay. Ho iniziato. Che cosa è che hai iniziato? Mi dico Kevin. Ah, dobbiamo andare là. C'è il cavallo. C'è il cavallozzo. Il cavallozzo. Ah, ok, ok. Ho capito cosa intendevi. Figo, figo, sì. Dovrei portare anche Elden Ring, un sacco di roba. Davvero un sacco di roba, però voglio anche finire qualche gioco di quelli comprati, perché sennò poi dopo non riusciamo a fare più niente. Eh sì, è vero, è vero. Her Majesty says that the Sword of Souls is hidden in the Shattergrave Barrel. She will be waiting there personally for you. Would you say we're being bestowed a huge honor? I've always wanted to be bestowed something. Girl, okay. You totally just got bestowed. My dream. Oh, apriamo un nuovo punto. Un nuovo punto della mappa. Madonna, ragazzi. Ah sì, con questo, figo. Non mi ricordo più qualche cos'era. Cosa si fa quando entrano nelle strutture? Ah sì, entrano nel punto e bisogna distruggere tutti. Vai in testa. E vai. Mi piace massacrarli. Ok. Eccoli qua, eccoli qua. Ah, segato all'ultimo momento. Uia. E vai. È un bel fucilotto questo qua, eh. Ok. Poi tra l'altro stamattina ho fatto, a parte quella live lì, provare a vedere di streamare con YouTube. Ho provato a fare anche delle cose un po' più belline. Però è tuo, no? Che mi riposo un po'. Sì, sì che voglio. Volevo, vedi, possiamo prendere anche queste cose qui, però
c'è anche il... poi se schiacci il tastone c'è il... cosa? Facciamo fare un po' il grandissimo Zane Boy, perché io sono un po' stanchino. E allora questo schiacciando, questo miri, R2 spari, R1 ma lanci quella bolita che non so che cos'è, sì, lancia, ah sono i due cosi che, oh cazzo, allora cosa che è? Qualcosa di figo. My spell is ready. Sì. Questo sì, guarda che botta però. E questi sono gli incontri, vedi, superati. Quindi qua si va qua. Quale, amore mio? Ah, vediamo un attimo. Io non sono capace, sai che mi massacrano. Oh cacchio, allora. No, me la ricordi? Beh, intanto da lì non cade. Non cade più di così. Ok, dai, allora, usciamo. Vedi, bisogna andare qui. E poi devi andare avanti e seguire tutti i vari... devi girare in giro. Qui c'è qualcosa, vediamo. R3. Wow. E sono i tappi di bottiglie. Bisogna andare avanti fin quando vedi il cosino col blu che va su di là, quello là, bisogna andare di là, però puoi girare anche tutta la parte qui e vedere, si fanno delle piccole battaglie, cioè, guarda l'oro, hai visto? Bravissimo. Diciamo che probabilmente forse adesso stai tornando indietro, perché io questo qui l'avevo già visto, no? Devi andare avanti di là, amore, dall'altra parte. Sì, proprio di qua. Perché no, praticamente questo qua, Tina, sta giocando tipo... Hai presente i giochi da tavolo? Ecco, praticamente è questo, lei sta raccontando la sua storia, giocando i giochi da tavolo, no, è di là. Oh, qui forse? No. Non credo. Di là? Prova da qui a sinistra. Ok, sinistra. Bravo, vedi dove c'è la cosa? Ecco, bravissimo, bravissimo. E vedi, ogni volta carica il pezzettino nuovo, è figo, eh? E stavamo dicendo, scusa? Now that's more like it. Ma cavolo, che figo. Stavamo dicendo, scusa? Cosa stavamo dicendo? Ah, è che è difficile, io non riesco, dovresti giocare tu. Stallone? Da culo! È spiritualissimo sto gioco! Stallone da culo, ma che vuol dire? Non ti beggare. Vai, spara. Non si può? Però. Minchiale di brutto. Infatti sto facendo giocare il mitico Zane perché mi stavo addormentando. Non perché è noioso, ma perché mi sto proprio addormentando. Io non riesco più a fare gli orari pesanti. Not that bad. Nice try. But she can't retcon to the villain in all her campaigns. No wait, there was that one other guy. Non riesco proprio più. Job stealing hack. Handsome though. Handsome hack. Level
laid low by the light. No, in questo gioco no, questo è strano solo. Poi ce ne sono anche altre, dovresti provare, eh. Però va più che altro col livello. No, questo è troppo distante, ma non è proprio da distanza, eh. Questo non ho munizioni. C'hai quell'arma lì con le munizioni, non le prendi. Un biglietto da visita a Sudan. Ma dove l'hai preso? Dalla ruota della fortuna? Se l'hai preso dalla ruota della fortuna vuol dire che hai la possibilità di comprare quelle auto che le fa comprare solo se hai il biglietto. Solo se hai il... quindi dovrai andare a vedere le Ferrari, se ce n'è qualcuna che si può comprare solo col biglietto, e allora in quel caso lì te la fa comprare, se no no. Facciamo ancora una mezz'oretta, poi io vado anche a fare un po' di... di nana, sai? Che me dici, Tomo? Arrivo subito, un secondo. Ma i biglietti si possono solo ricevere se fai chilometri giornalieri. Sì, Kevin. Giornalieri, e le dava in qualche particolare caffè, mi sembra di ricordare. Però che sappia io, solo nei chilometri. Leggero sonnellino. Vado un attimino, un secondo. Parla pure con gli amici. Arrivo qui, guarda un secondo. Ah, lavarmi un po' la faccia, guarda che sennò. Davvero mi metto a dormire. Aiuto. Allora, come facciamo a fare la live stasera? No, adesso. Pum. Per vedere no, però la telecamera forse. Oh, mi stanno uccidendo. No, vai via. Back for another round. No, no, basta, quanti sono? Ah! Cos'è questo? Uno che fa male. E basta. Zombos. Victory is mine. Not gonna kill me that easy. She's ruining my favorite part of killing things, which is that they shut up and stay dead. Inside the mausoleum, a chest catches your eye. Aiuto. Era un casino questo livello. It's a dark magic spell. Dark magic gives you health healing powers. Sounds evil, but let's call it morally gray. Allora. Doing a little grave robbing, huh? I knew you weren't completely boring. I'm still gonna beat you to the sword. Let's go get to know each other. Somewhere nice and quiet. Va bene. Like
c'è un altro dato come quello di me. Boschetto d'orsa. No. Non scrivono. Fammi dici. Sì. Cosa fuoco? Devo rifare da capo. Il pane della bestia. Oh no. Dai. Puzzola schifosa. Tu! Sì, esatto, tu! Ok. E prendi. Guarda! Vabbè. Ok, ci vedo un boss. Aspetta, così. Ma non sei capito dove andare? In che senso, mori? Voi ragazzi, cosa ne pensate del Borderland nuovo? Oh,
Ok, cosa fai? Attenzione un filo. Ok. No. Cos'è? Ecco. Ho i capelli andati. Una bella pettinata. Ok ragazzi, ricarichiamo. Allora un po' sì, è la sensazione di questo destra sinistra cartonoso che... Oh! Ah. Grande cavallino! Raccogli oro. Non tutto si può ammazzare, spaccare e fare, eh? La navata tombale. The Royal Majesty says you will need to find the Tome of Fate and read the Fate Maker's Creed aloud to gain entrance to the relic repository below. Okay. Ah, di qua. Ma questo è solo un diamante per nulla. Facciamo ancora una bella mezz'oretta insieme, amici. Oh ragnozzo. Oh, belli tosti sti ragnozzoli, eh. Porca. Allora, 88. Come siamo messi a armi? Arden epico. Ok, mettiamo l'Arden epico. Oh, 140 è il top. No, qua forse c'è qualcosa di meglio. 99 blu, sì, infatti. Questo. Ok. 116 epico però, No, io lascerei così. A livello abilità ci abbiamo qualcosa, ancora niente. Il grado 40 si sblocca davanti. Trova il tomo del fato. Del fato, sì. E sono arrivati su a rompere le scatole. Granchietto. Ok. Wow, avevo visto che c'era un bel cassone qua, eh. Oh. Inventario pieno, raga. I biglietti da Ferrari devi aspettare settimana prossima. Ah, caspita.
Ma come mai? Cos'è che devi fare con... Perché devi aspettare settimana prossima? Non ho capito che biglietti sono, sinceramente. Ok. Sono tutte armi stupide. Sì, comunque si può andare tranquillamente di qua. Oh, c'è il checkpoint. Oh! Le ultime tre. Sì, allora hai preso il biglietto delle Ferrari. È un buccio di culo, eh. Tenate di culo. Io ho preso quella della... Pagani. Della Zonda. Che prima o poi dovrò comprare, infatti credo di fare un po' ancora mezz'oretta qui insieme a voi amici miei e dopo magari mi vado a fare un po' di farming di gare dopo ti passo un link, Ale, dove ti spiego come si fa a fare un po' di soldini in poco tempo. Devi comprare una macchina che si chiama la Dodge Tomahawk, o comunque puoi farla con qualsiasi macchina abbastanza potentina, però come se segui come faccio io nel video è un spettacolo. Adesso vediamo se ho un attimo di tempo. Ah, che cacchio. Praticamente adesso ti mando un video e ti faccio vedere come fare i soldini un po' facilmente. Devi comprare la Tomahawk, la Dodge, per farlo facilmente, perché si può fare anche con altre macchine, ma con quella lì è proprio, ci metti poco tempo ed è un gioco da ragazzi, così per farmare un po' di soldini. Allora, il farming dei soldini non serve a niente se volete giocare tante partite. Se però volete anche comprare tante macchine, un pelino di farming, sinceramente, secondo me, va anche fatto. Anche perché poi la giocate la partita, quindi non è proprio una cosa che non diventa interessante. Adesso ti posto il video, eh? Ok. Abbiamo messo il libro, eh? Oh. Oh. Che succede? One Scala? Oh! Una bella scaletta. Anche perché, ragazzi, amici miei, senza la mia bella mogliettina, la mitica Bragali, io faccio un po' fatica a stare ormai in tante ore in live. Devo avere il suo supporto, scusate, ma... Ai ai ai! Caramba, questi ragnozzi, ciompozzi, granchiozzi. Oh, un po' di roba blu. Ma che cavolo. Un po' di robetta blu. Adesso vado a recuperarti il video, ok? Ale, e ti... Ah, ci sono le... trappole. Ah, tutte belle trappolozze. Tanto, ah cazzarola, ogni tanto la connessione Swift se ne va col paese. Ora i giocatori possono, ah,
collegarsi da più piattaforme. Oh, che bello! Grande, grande, grande. Allora era un aggiornamento, una roba del genere che stava facendo. Sì, perché è bello giocare con un'altra gente, eh? Oh, so it's like Valentine's private quarters, State City. Man, you brew homemade ketchup wine one time. C'è solo ossa? Yeah. Critico nella testolozza, in testolina gliel'ho mandato il colpo. Beh, non sarà più la testa. Oh! Di questi qua. Boh. Mi sembrava tutto sfuggito di culo, eh? Perché mi sto prendendo? Dai. Qualcuno mi sta a sparare. C'è qualcuno che mi sta a sparare. Adesso lo andiamo ad ammazzare. Oggetti rari, eh? 127 non mi sembra niente male, eh? 127 non mi sembra niente male. Ma c'è questo che non sa che cos'è. Anche questo. Oh! Si può comprare la roba qua. Affare del giorno. Oh, 11.000. Hai capito? Io c'ho quelli da 1000, eh? Vabbè, uno si potrebbe anche comprare. Dai. L'ho comprato. Whither shall I go? Nope, soft, Wibbles, or the other one? 128 128 Vabbè. Secondo che volevo mandare al mitico Ale il video, quello che vi ho detto, Gran Turismo 7.
vi sta piacendo ragazzi questo gioco o non vi piace? Ale, ti ho mandato il video. Devo andare giù di qua, credo, eh? Sì. Oh. Cos'è questo qua? Ai ai ai, boss! Sta bene, sono in live. Se io un cappellino lo bevo volentieri anch'io se c'è. No. Sì. Sì, sì. Da. Sto praticamente dormendo in live, amore. Sto praticamente dormendo in live. Non c'ho più l'età, baby, per andare a letto a mezzanotte e mezza dopo una mega live. Non c'ho più l'età, amore mio. Ciao amici, Tina, Tina. Sì. Ma prima sono morto malissimo. Forse adesso ce la facciamo un po' meglio. No. Ci sono, sì, sono giù. Caramba. Ciao amici. Bello tosto. L'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta a sconfiggere il mega mostriciattolo. Ok. Evil, and that's more evil when you think about it.
Yeah! Give me the sword! Gimme! Come on! Oh! I'm gonna haunt you! You are so haunted, cutie idiot! I'm gonna live in your house, and I'm gonna possess you while you're sleeping and drink all your soda unless you give me the sword! I want that sword! Sì. Usiamolo! Oh, questo vorrei... Non c'è niente ancora che ho preso. Certo che lo prendo. Oh, ho sbagliato il tasto. Oh. Ah no, non è una spada che posso usare. Peccato. Bright off. Ma non ho capito se la connessione Swift è stata interrotta perché... Ah, non c'era la chiave scheletro. Questa fai e sto parendo 4. Oh, grazie amore mio. Ciao amici, sì, ciao Marino. 12.000? No, grazie. Adesso, ciao amici di Twitch, buona giornata, buon sabato pomeriggio. Stiamo andando avanti con Tina's Wonderland. Vi aspetto stasera con Gran Turismo 7, bellissimo, guardate qua la città, eh. Con Gran Turismo 7 e assolutamente vi aspetto venerdì prossimo con il mitico Lego Star Wars. Sono tutti i 9 film di Star Wars, eh? Anche se magari non vi piace giocare i giochi di Lego, venite a vederlo perché è veramente figo. Ah, ecco perché era una... Hai visto Ale? Bella lì, prego. Chiedimi a me che le cose che so ti posso... Buon caffè a tutti ragazzi, buon caffè. Avere un po' di caffè perché sennò qua raga sbordelliamo oggi. Mi viene un sonno. Oh, ce l'abbiamo fatta. Grandi raga. Pallone da culo, ragazzi, si chiama questo, quello lì che c'era entrato nella fontana, eh? Hanno aggiunto veicoli? Ma dove? Sono entrato a mezzogiorno, non c'era nulla. È una domanda o una cosa che mi stai dicendo che adesso ho messo dei veicoli? Allora, ragazzi, se voi sentite ogni tanto che parliamo di questo, stiamo parlando di Gran Turismo, eh. Voi mitici amici di YouTube, di Twitch, ringrazio sempre la periferica di Twitch per permettermi di fare queste live fichissime. Ah ok, ho capito. Comunque guardati il video, fai esattamente quello che ti dico, così almeno fai dei bei soldoni. Ragazzi, io vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale YouTube. Oh, eccolo qua. Dove faccio dei video tutorial e altre cose veramente fichissime. Dove vanno quelle due palline? Oh là là! Ah. Buono caffè. Brilliant work,
prosperous and skeleton free. Now that the siege has been lifted, you'll want to Ballano, sono tutti matti. Start by visiting the blacksmith. Vista la fabbra. Sei scelta, c'è la fabbra. Visita la fabbra. E visitiamo sta fabbra. Ma qua fanno ramen. Buonissimo il ramen. Questo è il coso magico. E auto leggendarie. In salone dove vendono le leggendarie. Devi andare dove c'è le leggendarie. Ma visita la fabbra, eh? Secondo me dobbiamo andare di qua per visitare sta fabbra. Che poi, che cos'è? Un fabbro? Una città? Hai visto Kevin? Ale ha ricevuto l'invito della Ferrari. Ma come? Ancora di qua? È stato tolto qua. Bella raga. In teoria la GTO della Ferrari l'hanno tolta. Quindi non c'è più. Ma poveraccio. Le schede trozzo. 9 punti. Ciao amici miei. Quella l'ho presa. Io non ho fatto tempo a prenderla. Saggezza, costituzione. Io non ho fatto tempo a prenderla, purtroppo. Volevo la GTO della Ferrari, invece non ce l'ho fatta proprio a prenderla. Ok, quindi io mi sono ributtato dentro qua, ma qui l'abbiamo già fatto. Andiamo per uscire. La mura non è ancora. Non ho ancora preso neanch'io. Però non lo so la Miura perché è bellissima. Ma credo che come auto non è tutto sto granché, credo, eh. O mi dici che è una figata? Sì, lo so che tu hai preso, lo so. Cos'è che è? No. Bright off. Allora, eccoci qua raga. Allora, un duro giro per un cavaliere, visita la fabbra. Ma dov'è la fabbra? E a parte che c'è tutto il c'è tutto qua, eh? Ma perché non mi dice un duro giorno per un cavaliere? Ah, è qua. Io sono qui. Ok, allora andiamo. Vediamo un attimo che devo. Ok. Potevo anche scrivermelo dov'è sta fabbra, in realtà. Comunque sto cercando di fare cose fighissime, raga. Di. Anche per quello poi sono un po' stanco perché stamattina mi sono svegliato alle 7:30 per poter fare il. Ah, è qua la fabbra. Proprio la. Ok, ho capito adesso cosa intende come la fabbra. Il fabbro, la fabbra.
need some better gear. Now, I can't offer you any weapons or armor directly on account of my exclusivity contract with the Crown and to keep the vending machine stocked. I'm a proud part of the military pre-industrial complex, you see, but I can offer you expansions of your carrying capacity. More bullets, more loot, more fun. Sample of my webs on the house. Acquistiamolo. Munizioni, munizioni. Munizioni. Zaino. Sei serio che? Ok. Now, while you're seeing tutti i soldi che avevo. Ok. Andiamo alla taverna delle bibite. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Tini Tina's Wonderland in the Dand. E ho speso tutti i soldi adesso. Vabbè. Beh, tutti. No, ma un bel pochino. Allora, mi ha detto di andare a bere. Diciamo che io il coso di ramen l'ho visto, è là quello di ramen, quello di ramen. Vediamo dove mi dice di andare a bere. Io credevo che di qua, invece hai visto che ho sbagliato. Invece da bere di qua. Questo è Tina's Wonderland, il nuovo Borderland, che vi consiglio di comprarlo. Su Gran Turismo 7 stasera, Ale. Oggi finiamo la live ancora una mezz'oretta con la mitica Tiny Tinas. È veramente figa, ragazzi, sto gioco. Il poeta. Che palle. Poetesso proprio. Poefesso. Un poefesso bellissimo. Non è un poetesso, è un poefesso. Oh, qui cos'è che è, raga? I vestiti, ma non posso prenderlo. Ah, gli ho fregato i soldi al tipo. Allora. Davanti ai suoi occhi. Ah, eccola qua. E questa che cos'è? La banca. Riscatta. Che cos'è sta roba? Che cos'è sta roba? Vabbè, la banca lasciamo stare. Si capirà più avanti. Ciao Easy. La taverna di Easy ti dà benvenuto. Ora è possibile consumare bevande gassate e nient'altro. Sconfiggi tutti quegli scheletri. Che si fa? Che si fa? È bello incontrare dei fan. Sta scherzando, per esempio. Quindi è stato fondamentale. Allora, dammi qualcosa da bere di bello frizzantello. Un chinotto. Ah. Gratis? Ah, vedi? Si può... Mamma, quanti. Ok. Verde mi piace. Verde mi piace. Tatuaggi, un botto di roba. Madonna, che schifo. Sono rincoglionito questo.
Che figata. Oh. Vai. And right here is our lost loot machine. Very popular. Any nice stuff here in these drops, but you have a mess to show up right in here. And finally, we've got plenty of citizens who might need your help out there in the world. Bella, te ne vai? Ciao, ciao Ale, grandissimo. Dai, ci vediamo stasera allora. Grazie che sei venuto in live. A dopo. Piazza principale. Dai, andiamo nella piazzetta principalina, eh? What? Heroes don't pillage? No, we're almost done with the quest. I want to see what happens. Yeah, you would. Allora, incontra la regina al castello. No, cos'è che non dà? Tutta in fondo, io sono... Ok. Ci vediamo domani. Ah, stasera non ci sei, Mitico? Va bene, dai. 3, 5 domani e 8 e mezza, 11 domani sera. Hero of Brighttooth, for your bravery defending the city, Her Majesty Queen Buttstallion is naming you a Knight of the Realm. Ok, ti aspetto stasera, 8 e mezza in poi, eh. Andiamo avanti un bel po' e facciamo un bel po' di Gran Turismo. Se poi, visto che oggi gioca anche l'amico Kevin, il grandissimo Kevin, Ale, se vuoi farti una partitella online, intanto compra macchine un po' belle, una roba e un'altra. Guarda qualche mia live se hai un attimo di tempo, così vedi le macchine che ho. E almeno poi di pipì, capito? Possiamo fare qualche bella partitella insieme, perché sennò poi è un casino. Non riusciamo a giocare insieme per bene. Magari fai quel trucchetto lì, ti compri qualche macchinina. No, che hai tagliato la testa su, ma poverino, no. Che cattivo. No. Cacchio. I'm done being told how my story goes. Your master's age of heroes is over. And soon her whole world will follow. Ci sono i sottotitoli. Sono dimenticati di farli. Ok, scusate, è andato via la trasmissione. Facciamo ancora una mezz'oretta e poi... Ok. Che disastro. Scusate ragazzi, è andato via... Non so che cosa. Ma è andata via la trasmissione. Facciamo ancora una più o meno una mezz'oretta e poi ci salutiamo. Così mi riposo e mi preparo per la live di stasera. Non volevo salutarvi così senza... Dov'è la mia... Se non ho capito... Okay. Scusate, sposto la web. Ma che cosa sto combinando anch'io, eh? Marchito, dai,
Ok. Quindi nuovi punti disponibili. Sette. Ok. Abilità. Siamo a posto. What now? It's coming from beyond the docks. Come on, Fate Maker. I fear your work is not done yet. She left me with all her glittering heart. I miss her so much. Cammino del venditore. Ho tagliato la testa di quel povero cavallino. Andiamo qua. Porca. I know not of this. Guardate. Pyramid. Tell me. The Dragon Lord's dark citadel across the ocean. Now that he has the sword, he'll be able to take the soul energy of every living thing in the Wonderlands. Without the Queen, our fates are sealed. Hey, ask him if we're still getting knighted. Fret! We're in mourning. You are in mourning. I'm getting that sir in front of my name. This might be uncouth, but am I still getting... Did... Only our queen had the power to bestow a knight. But you do deserve an honor for what you've done, and what must come next. Kneel, Fate Maker. Or just... crouch if your knees hurt. Scusate raga, devo trovare il posto per la telecamera, cazzarola. Ok. E adesso inginocchiati davanti a Mike il paladino. As regent defender of Brighthoof, I name thee Squire of the Realm. Fire? Man, that's some dragon dookie. I know it's not much, but it'll have to do. For your new quest is none other than to save the Wonderlands itself. Journey to Wonderland. The pyramid. Take back the Sword of Souls and avenge our queen. You'll need a vessel. Speak with the Dockmaster. Whatever resources we have are at your command, Fate Maker. Ok, parla con la capitana, quindi la capitana in duale, ah mio Dio, ah la capitana è qua, non l'ho visto, non sembra una capitana. Ahoy to you, Squire of the Realm. Greetings, we must commandeer a ship, if there are any left intact. Let us begin construction post haste. Come and craft your new vessel here at the dock. Guarda. Oh là là. My eyes have never seen such a beauty of the seas. She's a wreck. I dub her the good ship. Bella la mia nave. Wait, before you cast off, you must get the ship blessed by a bard, or you'll be pulled down to a watery grave by Drill, whose chains are the sea. What? But we're so close to taking off. I don't want to deal with sea curses. That's just how it works, man. Gotta follow the rules or get cursed drowned. Unfortunately, our resident bard disappeared in the invasion. It is saddest of all when a bard dies. For who is left to sing their song? What? No, he fell in love with a skeleton and they eloped. There is one other man who can bless your ship, though he is only a half-bard. Still, he may now be your only hope for crossing the ocean. I last saw the half-bard heading into the
weep wild dankness. He'll return from those woods. È molto parlato, eh? If he yet still lives. Ooh, the weep. The good ship Balsanya fears no curse. Cast off! Okay, we're gonna get cursed, Trail. The good ship Balsanya casts off from harbor. With the wind at your back and the prow aimed at destiny, you have begun your journey across the... Ooh. Oh, God. Sono andata sott'acqua. Take this detour and find a stupid bard, but then we're going on the actual quest and saving the world. In the meantime, I will have the worker goblins dredge your ship from the bottom of the harbor. Basta. Ma dai, sei incoglionata tutta la barca. Ok, bisogna andarvi lì, eh. These are the inks with which I scribe my name in legend. Certe cose non sono neanche tradotte. Allora. Sì, ritorno all'ultimo che non andava bene niente, nel senso che non era lì. Ma dopo che è andata via la trasmissione, mi si sta rallentando tutto, scattucchia. In teoria... In teoria dovrei passare di qui, per poi uscire. Entrare da una parte e uscire dall'altra. Forte. E vabbè, dai, 10 minuti e ci salutiamo, raga. Facciamo il pezzettino qui e poi ci salutiamo, amici miei, ci vediamo stasera 8:30. Ah, vedi che figata, forse è un sì, me lo ricordo, sono tipo battagliette, ecco. Let you live.
L'ho fatto saltare per aria in volo. Ok. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Questo qui viola. 112. Ciao ciao ciao. E innamorata. Ah, you there. Help me advance science. I am in the scientific race of a lifetime. My brothers think they can perfect alchemy. Missioni scoperte a gogo, eh? Sì, è andata via la trasmissione e credo che si sia un po' inchiodato il tutto. Infame, sono dappertutto. Ma chi? Hope you weren't planning to cross this here tributary, hero. I was gonna fix this magical bridge, but some ne'er-do-wells have printed my magical building recipes and run off to their dismal cave. Get them back. Era per riprenderle. Andiamo. Che problema c'è? Un goblin. Ricarica. Sei serio? Ah, ma c'avevo altri 4 goblin giganteschi. Cazzarola, rifammi pasta missione del goblin. Fammela rifare. Dai, fammi fare il goblin. Qua dentro. Ah, peccato che non sono riuscito a fare il coso col goblin, eh. Sì. The key is surely safe within. Not buying it.
Sì, effettivamente da quando ha è andata via la connessione prima, ragazzi, che non so se eravate dentro prima, ho fatto sto scattucchiando. Such power, and yet I cannot rest. Ok, amici miei, io finisco qui. Così un po' si toglie questa molto volentieri per ricevere la ricompensa, eh? Oh, un'arma blu. Stop!
Okay. Oh, la chiave. Una bella chiave. Ok. L'abbiamo persa. Ok, raga. Missione complete. E poi bisognerà andare di là. Cos'è questo qui? Se lo guardiamo, cos'è questo? Ok. I pezzi per andare al santuario. Ok, amici miei. Allora, io davvero... vi saluto, vi ringrazio di essere stati insieme con me in live. Vi saluto come si deve e vi ringrazio. Vi ricordo stasera 8:30. Gran Turismo 7, Marco Drives Games, e gioca anche Bragari. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo dopo. Ciao amici, grazie della live di essere stati con me. Ciao.